Siamo in compagnia del consigliere regionale Fabiano Barbisan, lei è vicepresidente della quinta commissione sanità. Ormai qui a Portoguaro in questi giorni c'è un po' di confusione su questa sanità e il consigliere di maggioranza del comune di Portoguaro, Giorgio Barro, sia attraverso i social che in consiglio comunale, ha chiesto ai componenti della Lega, e tra cui ha fatto anche il suo nome, di prendere posizioni sulle affermazioni del vicepresidente Forcolin e del sindaco Sensini rispetto al fatto di dire che Portuguaro non si intrometta nel nuovo ospedale che vorrebbero fare dalla parte del portuguarese. Ecco, mi sembra doveroso, se vuole, rispondere al consigliere Barro, ma poi anche di spiegare un po' ai cittadini, che credo che sia quello che conta molto di più, come stanno realmente le cose, perché lei che è consigliere regionale e vicepresidente della quinta commissione sanità, credo, se non lo sa lei, ecco, si può. Sì, beh, innanzitutto grazie per l'invito, ben disponibile, diciamo, di essere qua e chiarire alcuni punti. Allora, beh, al consigliere, al dottor Barro, la risposta è: fa anche lui parte della maggioranza, quindi ad una sua chiamata, un suo invito, con la maggioranza o se vuole anche privatamente, insomma, in qualche maniera. Ci sono, rispondo privatamente, ma rispondiamo anche qua attraverso appunto la TV. La situazione è che beh, innanzitutto è stata mantenuta questa ASL del litorale, che ha una sua logica partendo appunto dall'area individuata dalla legge 16 dell'ormai lontano 93, costruita appunto su misura per quest'area, salvaguardata appunto dall'inizio dalla regione, quando è stato fatto lo studio, è stata creata la regione nel 1970, che erano state individuate alcune aree a livello regionale e quindi sette province più tre aree omogenee al di fuori della provincia. Il Veneto orientale è una di queste tre aree. Si è dotato di una legge e qua è nato il Veneto orientale. Quindi innanzitutto un ringraziamento anche al presidente Luca Zaia, che ha mantenuto questa ASL, a tutti i consiglieri che hanno capito, ai colleghi, e abbiamo costruito attorno, diciamo, a questa ASL, come si può dire, un vestito sartoriale ben preciso, visto che d'estate appunto si caricano una ventina di milioni di turisti, forse anche qualcuno di più, e poi d'inverno questi non ci sono, ma c'è la necessità di salvaguardare 250.000 abitanti con cavallino dentro, che altrimenti non si sentono garantiti e, come sappiamo, la Regione Veneto innanzitutto tende a garantire i cittadini della regione che possono avere, diciamo, una tranquillità nell'essere curati, a partire dai pronti soccorso e poi con le specialità. Ecco, in quest'area Veneto orientale, quindi 250.000 abitanti, non si può parlare di ospedale hub. Gli ospedali hub sono fatti, sono stati costruiti, pensati e costruiti attorno a un'area che porta 1 milione di persone. 5 milioni circa ne ha il Veneto, 5 sono gli ospedali hub, più due aziende sanitarie, una è Padova, una è Verona. Questo è per chiarire, diciamo, la partita. Quest'area è dotata oggi di tre ospedali. C'è l'ospedale di Jesolo, che è stato rinforzato a partire appunto da questo mandato mio, ma della maggioranza della regione, dove io sono un componente, sono un mero componente. È stato rinforzato, era un ospedale praticamente che faceva la riabilitazione e basta, o poco altro. C'è un primario di medicina, vediamo di sistemare il pronto soccorso
e appunto adesso con le nuove schede che ci arriveranno in commissione vedremo dove ci sono le carenze per sistemarle. San Donà è stato rinforzato anche San Donà. Perché? Perché a San Donà, per esempio, non c'era il primario di chirurgia e 3 anni fa abbiamo messo il primario di chirurgia. È stato messo, va avanti, c'è la cardiologia che è praticamente l'emodinamica, una delle più preparate squadre del Veneto, possiamo dirlo, dove ha base a San Donà, ma il dottor Di Pede, primario, lavora molto a Portogruaro con i suoi medici cardiologi che ci sono a Portogruaro. Ecco, possiamo dire, e lo ripeto, è stata rinforzata di molto la cardiologia. Il Portogruaro è mantenuto tutto quello che c'era già a San Donà come primariati. A Portogruaro sono stati aggiunti i messi dei primari. Ricordo che fino al praticamente 2015 l'ospedale di Portogruaro era a rischio di chiusura, cioè, lo sanno tutti, era molto molto sottodimensionato, diciamo, l'apparato medico rispetto alla struttura e rispetto al territorio. Tant'è che c'era una fuga verso il Friuli, che è giusto che i cittadini sappiano, visto che si tratta poi di soldi dei cittadini, si contava circa più o meno 2 più 2 meno 1 più 1 meno sui 50 milioni di euro che la nostra ASL quindi pagava al Friuli. Quella volta era l'ASL 10, ora è l'ASL 4. Quindi lo sforzo era recuperare, diciamo, quel valore facendo come? Dando sicurezza ai cittadini che qua trovavano la risposta alle loro problematiche e alle loro cure. Questo è avvenuto. Oggi praticamente non abbiamo più nulla da dare al Friuli, ma addirittura c'è qualcuno del Friuli che ritiene che Portogruaro dia più garanzie. Dopodiché io non mi metto qua adesso a disquisire nei reparti o cosa. Sempre relativamente al consigliere Barro, che fa parte della maggioranza, il problema non è il sindaco Sensini o il mio collega vicepresidente Forcolin, non sono loro i problemi. I problemi sono, diciamo, da come si vuole interpretare o capire meglio le necessità del territorio. Allora, nell'area San Donatese ci è pervenuta una richiesta dall'area, attraverso i consiglieri regionali, colleghi Forcolin e Calzavara, alla Commissione Sanità, e la richiesta era quella di appunto cercare di studiare, di mettere su un ospedale unico, un ospedale nuovo più che unico, per sopperire alle carenze strutturali vecchie che sono dei due ospedali. E poi chiaramente i primari ci sono, rimangono, i reparti ci sono, rimangono. C'è un piccolo problema, o meglio non è un problema ma è una caratura in più, come qua abbiamo vari centri medici appunto a supporto della sanità dell'ospedale e sono stati creati in tutto il litorale anche dei punti medici di primo intervento che prima non c'erano, prima di 3 anni fa, c'è il problema appunto di come fare a dare una risposta ai cittadini, perché là in discussione è anche la casa di cura Rizzola, cioè oggi la casa di cura Rizzola è adiacente all'ospedale di San Donà e la condizione per appunto riunificare il tutto è quello di far sì che da 3 punti medici, quindi casa di cura Rizzola, ospedale civile di San Donà, ospedale civile di Jesolo, se ne faccia uno. Non è facile. Prima di tutto perché? Perché la casa di cura Rizzola è di proprietà privata. Chiaro che non si possono togliere competenze sanitarie alla casa di cura e quindi la casa di cura, che è a servizio dei cittadini, va acquistata dalla regione, e perché sia acquistata chiaramente il proprietario deve volerla vendere. Quindi questa è la prima condizione. Seconda condizione,
I sindaci, chiaramente quelli dell'area San Donatese e Portogruaro, Portogruarese non mette lingua, cioè suggerisco che non devono mettere lingua, suggerisco, dopo se la vedano tra di loro, però in qualche modo l'area San Donatese deve scegliere, diciamo, dove piazzarlo. Anche qua capisco e vedo quello che succede in giro per la regione, va innanzitutto trovato, diciamo, un sito dove non ci sia rischio idrogeologico, cioè non è pensabile che un ospedale nuovo possa essere costruito in un sito dove viene l'alluvione e bisogna evacuare l'ospedale, non è possibile. Cioè, le disgrazie sono l'alluvione, poi altre disgrazie possono succedere, ma il primo punto è metterlo in sicurezza da questo punto di vista, quindi che ci sia una viabilità, una strada per entrare e uscire e l'ospedale che sia posto, diciamo, in sicurezza. Ricordiamo che abbiamo dei fiumi cattivi noi, perché tanto il Tagliamento qua, come il Livenza e come il Piave, sono considerati tre fiumi che hanno un loro senso nel pericolo, e quando si caricano d'acqua andiamo tutti in difficoltà. Quindi questa è la situazione. Adesso la regione nelle schede ci sarà la possibilità di rinforzare l'ospedale di Portogruaro, rinforzarlo ulteriormente e dare la possibilità di creare un ospedale nuovo in quell'area del San Donatese, Jesolano, tenendo presente le distanze, anche perché noi abbiamo un obbligo che in 18 minuti dalla chiamata l'ambulanza deve essere, al massimo in 18 minuti deve essere sul posto. Noi abbiamo nel Veneto delle realtà dove abbiamo ospedali a 10 km uno dall'altro. Se qua misuriamo la distanza chilometrica, diciamo, Bibione, San Michele, è chiaro che San Stino, è chiaro che Portogruaro ha una logica anche in questo senso. Stessa cosa, stessa misura, stesso diciamo, problema è relativamente a San Donà e a Jesolo, anche perché Jesolo si trova ad avere Cavallino, tutto il litorale, che anche Cavallino, oltre che Jesolo 25.000 abitanti, Cavallino con 12.500, ha anche là, deve avere la cittadinanza una sicurezza, perché i punti di primo intervento servono soprattutto d'estate, ma il pronto soccorso, l'ospedale, poi dall'ospedale, quando c'è, appunto, c'è un problema che non può essere risolto in quell'ospedale, deve andare nell'hub. Ci sono due hub vicini, uno è a Treviso e uno è a L'Angelo, a Venezia, a Mestre. Ecco, quindi l'area, diciamo, è abbondantemente sotto tutela. C'era da dare la risposta, diciamo, immediata ai cittadini. Cosa sarà ancora su Portogruaro? Dovremo portare, diciamo, una dipendenza dello IOV di Padova. L'azienda sanitaria di Padova ha l'Istituto Oncologico Veneto, che è appunto un fiore all'occhiello della regione, ma è riconosciuto in gran parte d'Europa come un centro di eccellenza. E adesso vediamo di portare una appendice a Portogruaro. Due anni fa è stata portata, diciamo, una parte a Castelfranco Veneto, dove il centro operatorio di Castelfranco serve appunto lo IOV. Adesso vedremo cosa creare qua a Portogruaro, non è ancora definito che specialità dare a questa diciamo, competenza, a questa specialità. Io non so poi se ci sono appunto richieste particolari da parte di sindaci, conferenza dei sindaci. Io, se mi invitano, sono pronto, ci vado. Ecco, spero che i cittadini abbiano capito
una cosa sicuramente: l'ospedale di Portuguaro rimane, la parte del San Donatese, se dobbiamo fare in sintesi, da tre strutture che ci sono, previo la vendita, che a previo insomma che la struttura privata possa essere venduta, realizzare in un punto sicuro di quel territorio un ospedale, per cui diventerebbe Portuguaro da una parte e San Donato da un'altra, all'interno della stessa UCE, diciamo, 4. Ecco, credo che questo sia poi l'obiettivo finale. Sì. Per cui il tempo poi... L'obiettivo finale appunto è che Portuguaro non si tocca, punto. Come non si tocca la capacità operativa di San Donà, punto, non si tocca, e non si tocca Jesolo. Dopodiché diamo la possibilità ai sindaci dell'area di mettersi attorno a un tavolo e farci una proposta, e ci arrivi una proposta in regione. È giusto anche appunto dare un'altra notizia, perché si è dimenticata. E con le strutture si vede già con appunto la strumentazione. Noi abbiamo aumentato la cosiddetta quota capitaria di 136 euro per persona, quindi 250.000 per 136 euro in più dal 2015 ad oggi, e continuerà. Ecco, vuol dire una trentina di milioni di euro in più per questa ASL, da spendere per appunto le spese non strutturali, ma gli impianti, i macchinari, quello che serve negli ospedali, le ambulanze. Adesso per esempio abbiamo in arrivo due auto mediche, anche questa è una caratteristica che sarà di questa ASL. Per il famoso fatto del tempo che dicevo prima, i 18 minuti canonici, dove non può arrivare l'ambulanza, sicuramente arriva l'auto medica, che avrà l'infermiere e il medico a bordo, dopodiché l'ambulanza segue. Quel medico non viene sottratto al pronto soccorso come viene oggi, e sarà un medico in più che verrà dotato. Sarà un'auto medica a Portogruaro e un'auto medica a San Donà. Ecco. Ringraziamo il consigliere Barbisan per queste delucidazioni. Ci troveremo magari più avanti per magari verificare ulteriori, sì, investimenti, oppure quello che succederà appena, all'interno della sanità. Appena la commissione ha approvato le schede sanitarie, ci si può ritrovare con appunto il dettaglio dei primariati posti, cioè il dettaglio della fornitura, diciamo, dei tre ospedali. Grazie.